In questo nuovo video tutti sporchi di argilla andremo a fare una bottiglia. A me piacciono questo tipo di bottiglie, per esempio per l'olio al tornio, come al solito super economico. E come al solito vi lascio il link in descrizione, ma mi raccomando iscrivetevi al canale in modo che io possa fare tantissimi altri video al tornio, al tavolo, dappertutto. Mettiamoci al lavoro subito sul tornio, vai! Come prima cosa, come al solito, andiamo a centrare questa argillona sul tornio. Illuminiamo, aumentiamo la velocità. E come al solito stringi. E come al solito stringi il tubetto, schiaccia il tubetto. Lo facciamo un po' di volte. Stringiamo da giù, portiamo in alto. Questo modo. Inumidiamo, spingiamo giù col palmo della mano sinistra, adesso andiamo in su con quella mano destra che schiaccia e va su e la mano sinistra contiene. Adesso andiamo un altro poco in su, spingiamo col mignolo e creiamo questa scanalatura qui e la portiamo su. Con la sinistra ci aiutiamo da questa parte, andiamo sempre su, sempre su, sempre su. Appena possiamo mettiamo i pollici sopra per appiattire la base di questo tubettone. Lo vediamo, siamo pronti per scendere giù e centrare. Le mani, vedete, sono ferme, decidono appunto la dimensione della centratura. Stringo, schiaccio con questo pollice in giù per appiattire la base. E siamo centrati, voilà. Adesso andiamo ad aprire la nostra argilla, come al solito foro al centro, scendo giù fino a un paio di centimetri. All'inizio sì, magari, poi magari mi fermo a un centimetro. Quindi apro, ho aperto adesso col pollice della mano destra, adesso apro con il medio della mano destra, tiro verso di me piano 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 in modo da non perdere la centratura. E lo rifaccio un'altra volta, cerco di arrivare a quel centimetro di base che voglio lasciare. Controllo, controllo che dentro sia piatto, lo è, però prendo un altro poco d'argilla perché è molto spessa. Voilà! Allora, ho fatto l'apertura, adesso vi ricordate, conicizziamo e quindi spingiamo verso l'interno. Il pollice della mano destra sta qui che pressa il bordo, così non se ne va da nessuna parte. E spingiamo mano destra e mano sinistra e intanto il mignolo spinge un poco per creare questo incavo. Spingo un altro poco in questo modo qua, così sono pronto per fare il primo innalzamento. Tolgo un poco di acqua, riprendiamo, quindi mano sinistra dentro, mano destra in questo caso con la nocca perché ci abbiamo tanta argilla, andiamo a fare un bel innalzamento delle pareti sempre stringendo verso il centro. Quindi metto la nocca giù, stringo, le mani dentro stringono anche loro, andiamo verso l'alto in questo modo qua e richiudiamo un poco verso il centro. Perfetto, voilà, togliamo un po' d'acqua in eccesso da dentro, chiudiamo un poco ed stringiamo in questo modo qua, chiudendo, innalziamo un altro poco le pareti, chiaramente c'è un sacco di argilla qui in fondo, allargo anche un po', stringo e vado su. In questo modo qui, un po' più veloce in questo momento, mi lascio un bel po' di argilla qui sul bordo perché quella mi serve sempre, quella deve stare sempre bello spesso questo bordo, lo chiudiamo, possiamo anche chiuderlo così strozzandolo, l'importante no, è che lo lasciamo grande quanto la nostra mano, la mano poi deve entrare ancora un poco dentro. Quindi inumidiamo, chiudiamo poco poco e diamo facciamo un altro innalzamento delle pareti, inumidendo un poco dentro
e fuori. In questo momento vado a dargli anche un po' di forma, quindi stringo un poco giù e allargo un pochino, mi fermo, porto verso l'alto. Qui non stringo più, sto solo controllando quanta argilla c'è, perché adesso ci serve l'argilla, ci servirà l'argilla per il collo. Però prima di finire il collo, quello che facciamo è che andiamo già a lavorare sulla parte finale, quindi togliamo un po' di argilla, chiudo un attimino poco poco, con le mani le uso come la mano destra usa come una spatola, quindi mi sto dando la direzione, quindi gli sto dando questa angolatura, mi aiuto poi con la stecchietta per essere più preciso, l'accento così, rallento un poco il tornio, tolgo l'acqua da dentro, adesso mi aiuto sempre con la stecca per andare su abbastanza dritto. Qui mi fermo perché qui è dove voglio rientrare, quindi andiamo a stringere un po' il collo, sto con la mano destra in questa posizione, sto stringendo, dito dentro, dito fuori, e con la sinistra mi aiuto, sto stringendo e il polso della mano destra va verso l'interno. Adesso voglio creare il collo, quindi vado a stringere un pochino di più questa parte di sopra. Posso farlo così, piano piano stringo in questo modo. Deve essere bravo a non perdere la centratura della parte superiore, no? Perché altrimenti non riesco a fare il collo. Quindi, vedete, mi lascio un bel bordone qua. Adesso lo vado a chiudere. Quindi stringo, innalzo e porto verso il centro. Allargo un poco questa parte e devo decidere da dove far partire il collo vero e proprio. Decidiamolo, vediamo, c'è un po' di argilla, qua è perfetto, mi metto un segno. Tolgo un poco d'acqua e adesso andrò a lavorare solo sul collo, quindi che faccio? Mi porto un po' di argilla verso l'alto, in questo modo qui. Qui richiudo verso il centro, richiudo tutto quanto, ricontrollo, riparto da giù. E adesso posso decidere che forma dargli a questo collo. Allora io stringerò un poco qui e poi lavorerò qui sopra dandogli questa forma, niente di particolare, niente di troppo difficile. Adesso con la stecca mi aiuto con la spatola di metallo, vado a togliere la barbottina. E posso anche dargli un po' la forma, quindi mi fermo qui, vedete, e poi qui spingo poco poco, togliendo la barbottina, ma spingendo gli do anche un po' la forma. Gli accento, diciamo, la diagonale. Tolgo l'acqua dalla base. Con la stecchietta vado ad accentuare anche l'angolatura della base, in questo modo l'appoggio e il spingo, in questo modo qui, ho tolto sia la barbottina in eccesso e sia gli ho dato una forma, lo rifaccio per definirla meglio, ok, in questo modo qui, perfetto. Adesso vado a togliergli il piedino e adesso siamo pronti a tagliarla col nostro filo, quindi do l'ultima asciugata al piano, fermo il tornio, mi pulisco per bene le mani, prima con la spugna, voilà,
un altro poco. E poi con un bello straccio e col filo chiaramente vado come al solito a tagliare dal fondo la bottiglia, lo passo un paio di volte, mi raccomando, lo metto bello in tensione, appoggio i pollici sul piatto e vado 1 e 2, prendo la mia bella basetta in legno, eccola qui, l'appoggio qui davanti. Con le mani bene aperte, queste forme belle grandi sono facili da prendere dal piatto, prendo, l'avvolgo, tiro e poggio. In questo modo qui, voilà, ecco la mia bottiglia.